ho visto un certo ostracismo. Su questo credo che debba intervenire. Qui fa bene a non parlare in pubblico perché ci mancherebbe, però onestamente lui ieri ha avuto questa sensazione, cioè vedendo attentamente la partita dallo stadio ho avuto questa impressione. Senti, invece vista dallo stadio, perché dalla televisione noi non lo possiamo sapere, quei 20 minuti in cui la Lazio perde la bussola e pareggia la partita, secondo te sono dovuti a un arretramento da parte di Ledesma che si porta quindi di 5-10 metri e abbassa il baricentro, o proprio perché la Lazio non ne aveva più a centrocampo e quindi e magari davanti non tenevano più il pallone, non essendoci più close? Tutto quello che nella tua domanda c'è la risposta. È tutto quello che hai detto, cioè mancava cose. Ledesma è di fatto provato praticamente, perché comunque cioè, non aveva i minutaggi necessari per esistere 90 minuti, anzi francamente io sono sempre stato convinto che un calciatore che più di tanto non può dare, e l'impressione che ho è che onestamente è anche molto in evoluzione da un punto di vista tattico. Come detto te, nella domanda c'è la risposta, cioè proprio tutto quello che tu hai affermato è la verità. Cioè la Lazio nel momento in cui Ledesma è scoppiato, nel momento in cui è uscito Close, doveva metterla sul duro, dai, diciamocelo francamente. Doveva cominciare a picchiare come Sarri, rischiare anche di rimanere in 10 con 5-6 ammoniti per portare a casa i risultati. Questo è il punto vero, dai. Non c'è niente da fare, proprio darsi pure che non ci riesci, perché poi, ripeto, ma prendere un gol come l'ha preso Lazio, francamente, è una cosa che non è comprensibile da un punto di vista proprio. Cioè hanno fatto lo stesso errore che hanno fatto al derby con i Rubidotti, cioè il giocatore che si nasconde dietro all'ultimo difensore nella diagonale e colpisce praticamente l'attaccante che si nasconde dietro l'ultimo giocatore nella diagonale e colpisce. Se voi ci pensate bene, quello è un gol simile a quello che ha fatto Totti. A due volte ha fatto Totti a Berti. Cioè, sempre gli stessi errori. Secondo me, Carlo, è anche preparata, perché se ci pensi, 5 minuti prima, non ricordo, c'è stata la stessa cosa col colpo di testa di Botta, no? Sì, infatti, ma è così. Cioè, purtroppo ci sono degli errori che ma quello noi lo diciamo sempre perché siamo innamorati della Lazio. Quindi io onestamente ieri sono uscito dallo stadio con molta amarezza, perché avevo già pregustato i punti di vantaggio sulla Roma, i 6 punti sul Napoli, e onestamente invece ho avuto l'impressione che, cioè, quando noi diciamo queste cose le diciamo perché vogliamo che la Lazio sia questo grande risultato. Senti, quindi questo è il motivo, lo diciamo con malanimo, lo diciamo perché, oppure perché ci sentiamo professori, ma perché noi seguiamo Lazio giorno per giorno e il nostro sogno dovrebbe giocarci, allenarla, poterla presiedere, poter essere miliardari per poter acquistare i giocatori più importanti della Lazio. Quindi queste cose le diciamo anche perché vogliamo bene a questa squadra. Senti un attimo, invece, per chiudere la cosa della partita di domani, chi faresti, Cataldi, dove lo faresti giocare domani? Interno o davanti alla difesa al posto di Ledesma? Dipende da come lui vuole schierare la squadra. Io questo è una domanda che presuppone la scelta degli altri, capire se gioca Mauri, capire se gioca Close, è tutto legato a questo. Certo, è chiaro che l'impressione che ho è che domani lui scende in campo con Cataldi, Ledesma e Lulic. Questa è l'impressione che ho. Cataldi, Ledesma, Lulic. Quindi Cataldi lo vedo interno destro Cataldi. Senti, adesso come sarà, diciamo, da qui alla fine della stagione? La Lazio di chi si deve preoccupare di più? Della Roma o del Napoli che ha 3 punti? Del Napoli. Napoli perché per un motivo, se fosse una condizione per la Roma normale ti direi la Roma, perché il Napoli comunque non dimentichiamoci mai che c'ha la finisterra con il Dnepro, dove sicuramente è favorito, però attenzione, quelle sono sempre partite dove tu spendi tanto per viaggio, per energie e poi eventualmente alla finale.
però io ho sempre detto che il Napoli c'è un giocatore che è straordinario, che è Higuaín. Io te lo dissi anche nei momenti più scuri, se ti ricordi, del Napoli, ha un allenatore che comunque alla fine il suo lo fa sempre. Magari non sarà simpatico, non sarà un grande venditore delle cose che fa, ma insomma questo l'anno scorso ha portato la Coppa Italia, la Supercoppa di Lega, e quest'anno pure può portare a casa qualcosa di molto importante. No, io dico il Napoli perché la Roma la vedo veramente male, con tutto il rispetto, la Roma la vedo molto giù, c'è una squadra che segna un gol a partita, non ce la fa a superare le due squadre, poi può arrivare terza o quarta, ma seconda la vedo complicata. Va bene, sì, no, io sono d'accordo con te che il Napoli secondo me in questo momento, dopo questo piccolo match point che la Lazio ha sbagliato, rischia veramente di entrare pesantemente come favorito, insomma, dell'eventuale secondo posto, anche se, Carlo, c'è questa situazione in cui se dovesse andare in finale e magari vincerla all'Europa League non ha bisogno del secondo posto, perché sarebbe già qualificata ai gironi automaticamente. Quindi sì, sicuramente, cioè, però è tutto da vedere da qui fino alla fine. È vero. Non possiamo saperlo, anche perché la finale con Siviglia non è questa porta la piazza. No, assolutamente. Io l'ho sempre il Siviglia in vantaggio per la vittoria finale, anche se penso che questo Napoli, visto anche ieri sera a livello di condizione atletica, credo che fa veramente veramente paura. Poi, perché come dici tu, hai sempre detto tu, c'ha quel giocatore Higuaín che, essendo un fuoriclasse, ti può cambiare la partita da un momento a un altro con una giocata, quindi a differenza un po' di queste, delle quattro insomma che sono lì, il Siviglia non ha un giocatore che ti può risolvere la partita da un momento all'altro, ha una buona intallaiatura di gioco, ha dei buoni giocatori, però il fenomeno non ce l'ha il campione, mentre il Napoli il campione ce l'ha comunque. Senti, l'ultima cosa che ti chiedo riguarda un po' l'estero. Delle quattro di questi campionati, insomma, che ormai sembrano, ormai il Bayern ha vinto matematicamente, la Juventus è un passo, il Chelsea è un passo, rimangono solo Francia e Spagna un po' ad essere fino all'ultimo. Sabato il Real Madrid va a Siviglia. Può essere sabato la sentenza della Liga a favore del Barça, sempre se il Barça vince domani a casa col Getafe, e sicuramente il Madrid vince a casa con l'Almeria, e poi si giocano tutto sabato alle 16 c'è Cordoba-Barcellona, il Cordoba è ultimo in classifica, invece poi alle 20 il Real Madrid va a Siviglia. Secondo te sabato la Liga si può decidere? Secondo me sì, perché io avevo pronosticato Real Madrid vincente, perché io penso che questi due punti onestamente di Barcellona, ho visto un Barcellona spumeggiante con l'Espagnola, e mentre ieri sera Real Madrid con Celta Vigo, sì, è vero, ha vinto 4-2, ma sempre sofferto, invece francamente per solidità proprio Barcellona sabato pomeriggio ha passeggiato con l'Espagnola. Poi peraltro Suarez si è ormai proprio inserito bene, sì, nel tridente con Messi e Neymar, ha fatto credo il vero più bello della storia del calcio. In occasione del primo gol di Neymar si è fatto qualcosa di fantastico. No, io penso che alla fine vinca il Barcellona. Io ripeto in questo caso il mio pronostico. Per quanto riguarda la Francia, vabbè, avevo detto PSG, sarà PSG. Perché recupera. C'è poco da fare, anche perché le altre non approfittano mai del. Insomma, il Paris Saint-Germain quest'anno di occasioni ha date per non vincere il campionato, per far vincere il campionato agli altri, però le altre non hanno mai approfittato. C'è stato un momento che il Paris Saint-Germain, soprattutto verso ottobre-novembre, aveva. Se vi ricordate si parlava anche di esonero di Blanche, no? Sì. Insomma, aveva, diciamo così, ritardato la partenza del campionato. Ora francamente credo che tra le altre cose, dopo aver vinto la Coppa di Francia, la grande con Bastia, ha soltanto questo obiettivo da portare a casa, e lo porterà a casa tranquillamente.
Ah, ma poi è il crollo. È troppo più forte. Sì, no, no, ma è troppo più forte rispetto alle altre. No, non sono d'accordo, però. Cioè, non c'è proprio la sfida, onestamente. Però ecco. Cioè, Paris Saint Germain il prossimo anno, pure se parte con 10 punti di realizzazione, riduce il campionato in Francia. Così come il Bayern di Monaco, cioè sono due campionati che sono segnati. Il Bayern pure il prossimo anno riduce il campionato. Sì, sì, questo è no, poi salta agli occhi questo crollo incredibile del Marsiglia di Bielsa, che dalla sconfitta in casa col Paris Saint-Germain non ne ha più vinta una. Si guarda che sono di Bielsa, si guarda che sono di Bielsa. Oggi la prima volta si fa il nome di Mazzario di Ateneri come allenatore del Paris Saint-Germain del Marsiglia. Quindi spero per il Paris Saint-Germain e per il Marsiglia che riescano in qualche maniera a correggere questa parte finale, però insomma l'impressione che ho è che comunque il gap da ridurre col Paris Saint Germain è micidiale, anche perché loro perderanno Gignac, che ormai con la testa già dopo una figlia, perché evidente nelle ultime prestazioni ha un po' deluso l'aspettativa. Va bene Carlo, sono ormai che abbiamo fatto quasi le 8, ti dobbiamo salutare, ti ringraziamo per essere stato con noi, ci sentiamo lunedì prossimo. Grazie, buona settimana a tutti. Guarda, ci sentiamo per messaggio, perché ecco, giustamente stavamo parlando dell'infrasettimanale. Se facciamo la trasmissione giovedì e ci sei, insomma, ci fa piacere commentare Lazio Parma. No, mi fa molto piacere, come sempre. Va chiamatemi, bene. Mi fa molto piacere. Ok, un abbraccio. Grazie, Carlo, ciao. Ciao a tutti, ciao. Bene, andiamo di corsa perché dobbiamo chiudere, ma ci abbiamo ancora da sentire Antonio. È un classico. Se lunedì a Club de Football non c'è Antonio Olivieri e Carlo Cottice, non è Club de Football. Quindi Carlo l'abbiamo sentito adesso andiamo a sentire Antonio e chiudiamo poi la trasmissione. Giustamente, perché poi uno dice ci sentiamo, ma dobbiamo poi raccontarvi quello che accadrà in questo turno infrasettimanale e quindi poi giovedì, insomma, in un orario pomeridiano faremo una mini trasmissione appunto di club de football. Ci sentiamo a brevissimo con l'altro collegamento. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky. The sweet silver song of love. Walk on through the wind. Walk on through the rain. For your dreams beat us.
Olivieri. Ciao Antonio, come stai? Ciao, bene, grazie, buonasera a tutti. Allora, Antonio... Allora...